Il movimento dei forconi ha paralizzato la Sicilia e l'annunciato sciopero dei benzinai potrebbe addirittura peggiorare la situazione. La gente è in coda per cercare di accapararsi l'ultimo goccio di carburante rimasto. Ma cosa succederebbe se un domani non ci fosse più benzina? Come faremmo a muoverci? La piazza che spiazza, rubrica settimanale di messinaora.it, è in giro per scoprirlo. A tra poco. Siamo nei guai perché già sono fermo da tre giorni senza carburante e non posso aderire e stare più altri giorni chiuso perché non posso pagare gli operai. Camminiamo a piedi, evitiamo di prendere i mezzi di trasporto, facciamo una sorta di rivolta composta, ci adeguiamo, C'è tutta una speculazione da parte dei politici, da parte dello Stato che comunque deve recuperare soldi e non sa più come fare. No, io no, il GPL metto, quindi è di meno, costa di meno. Si cammina a piedi o con la bicicletta? Lei che dice? Lei è giovane, può pedalare? Io no. <ride> per quanto mi riguarda, per me io sono disponibilissimo a pedalare, altre soluzioni al giorno d'oggi non ne vedo perché le macchine... A a batterie vedo che costano molto e non vedo impianti di rifornimento a batterie. Sarebbe un fai da te generale. Non si sono studiate in tempo le fonti alternative, purtroppo. Il 2020 è una buffonata. Come hanno fatto gli altri paesi che hanno investito sulle fonti alternative? Devono pensare, ci sono quelle che devono pensare a fare questi lavori. Eh, ci, devo, ci devo pensare io, ci sono quelle che devono pensare. Eh, non è giusto. Perché su tutto quello che succede ogni volta vanno ad aumentare solo la benzina, i carburanti. E qualcosa si deve fare perché così non si può andare avanti, sicuramente. Certo che così non si può andare avanti. E bisogna trovare dell'energia alternativa al carburante perché o prima o poi qualcosa si deve fare. A piedi, come una volta, con gli asinelli. Eh, lo sciopero si dovrebbe fare però in modo proprio drastico. Ci vorrebbe uno sciopero innanzitutto di, 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 delle, delle persone che, de, de, che fanno benzina per poter danneggiare realmente la, chi, chi ha tutti gli interessi a aumentare i prezzi perché fino a quando lo sciopero viene praticamente viene, le persone vengono messe a corrente prima, ognuno si premura e fondamentalmente la società non perde niente, perché quello che dovrebbero vendere in una settimana, facciamo esempio, lo vendono in due giorni, in una giornata, perciò poi alla fine dei conti non, il danno è soltanto per le persone che vanno a lavorare il panico che si crea, tutto qua. Non va bene, è sempre aumentata la benzina. Mi pare che i prezzi sono aumentati abbastanza. Siccome bisogna per forza usare il mezzo meccanico siamo costretti a pagare un po' di più. Penso che si bloccherebbe tutta, tutta la, la nostra civiltà, è impostata sul carburante, quindi non credo che ci sarebbero alternative. Sarebbe una catastrofe. Una soluzione investire intanto sulle energie pulite. In modo da diminuire almeno il consumo di carburante del petrolio su cose che non sono l'autotrazione. Incentivare le nuove auto ad idrogeno e le auto elettriche, non c'è altra spesa, non c'è altra scelta, sennò l'umanità non ha molto futuro: 20-30 anni, sennò poi è finire. È un momento troppo triste questo. Bene, io qua solo, sole, sole. La gente che si trova in difficoltà, c'è gente che deve andare a lavorare camionisti fermi, insomma è tutto un disastro. Purtroppo le diete una prima necessità, è tipo un mangiare, è tipo che uno mangia, deve andare a comprare la spesa. Eh, io purtroppo eh, non sono assolutamente d'accordo, però eh, cosa possiamo fare? Camminiamo a piedi tutti, o con la bici, o con, con gli asini una volta, cosa possiamo fare? Non è che posso camminare a piedi, ho bisogno di avere un mezzo. Eh, è un problema, un problemone, poi specialmente per noi giovani, per, anche per uscire è un problema. La gente pure deve andare a comprare le sigarette va con la macchina. I mezzi pubblici, boh, qui è pure un altro grande problema di Messina, sono i servizi, quindi non lo so onestamente. Poi, ci sarebbe da posare tutte le macchine secondo me, camminare a piedi, tutti lo dicono eh, e nessuno lo fa. Abbiamo la raffineria qui a Milazzo e quindi noi della Sicilia la importiamo su al nord. Quindi, a maggior ragione, noi della Sicilia dovremmo avere più bassi, i prezzi più bassi rispetto al nord, avendo le raffinerie che provocano anche malattie a chi abita nelle vicinanze. Dovremmo optare per macchine ecologiche tipo quelle elettriche, quelli sono più vantaggiosi. Benzina super senza piombo esaurita, gasolio esaurito, la gente esaurita. Io sicuramente me ne andrò a piedi. I vostri commenti su messinaora.it.